sono preoccupata per una serie di motivi. Il primo, a mezzogiorno vicino a pranzo Bruno ha detto siamo stanchi, chissà come farò a tenere viva l'attenzione. A metà pomeriggio Maurizio dice ci sono tanti input, abbiamo tanti motivi per riflettere, insomma dobbiamo tenere d'essa l'attenzione. Ora io non so veramente cosa inventarmi e questa è la prima cosa. La seconda cosa, ci sono qua i miei maestri del dolore, quindi voglio dire, dovrei anche cercare di fare una figura decente, di far vedere loro che loro mi hanno insegnato bene e che sono io che ripeto male. La terza cosa è che cercherò di recuperare un po' di tempo e, come dire, qualora però io non fossi sufficientemente chiara, sono qua anche domani mattina, volentieri posso arrivare alle 6 e posso dare ogni appunto in merito. Allora, cominciamo. Allora, l'80% della popolazione generale soffre di mal di schiena almeno una volta nella vita fra i 30 e i 60 anni e a seconda dei gusti personali noi vorremmo che uno dei due magari ce lo venisse a dire, magari se fosse qua uno di loro due a parlarci stasera sarebbe anche un motivo di attenzione maggiore, con quei costi che avevamo visto. In realtà però nella real life, come va di moda dire, guardate, a me capita sempre Mario e Giuseppina che mi vengono a parlare del loro mal di schiena. E quindi, peraltro, il loro mal di schiena moltissime volte riconosce una genesi multifattoriale. In Europa si pensa però che il 19% delle persone abbiano un dolore di tipo cronico, ho messo a confronto col dolore di tipo oncologico perché quando noi vediamo un paziente oncologico pensiamo sempre al suo dolore o abbastanza spesso e ci viene in mente di trattarlo, quando ci viene Giuseppina con il mal di schiena il primo momento, soprattutto se ci capita di venerdì pomeriggio a quest'ora, sarebbe quello di dire Giuseppina prego si accomodi, passiamo oltre. E peraltro un terzo di quei pazienti che ha il mal di schiena non è trattato e fra tutti quelli che sono trattati molti dicono che non sono soddisfatti, ma lo capiamo anche noi perché ce li abbiamo spesso nel nostro ambulatorio. E allora Mario e Giuseppina che vengono nel nostro ambulatorio e ci portano il mal di schiena ci mettono però di fronte ad un'analisi che noi dovremmo fare. Ci portano quel mal di schiena che è un ennesimo episodio, quindi una riacutizzazione di una malattia che loro hanno, oppure è invece già l'inizio di una cronicizzazione della malattia che loro presentano, o quella volta lì Mario e Giuseppina ci portano il loro mal di schiena e se noi gli stiamo bene ad ascoltare ci raccontano qualcosa di diverso e magari ci mettono un sintomo di allarme o, come abbiamo sentito dire oggi in molte occasioni, delle red flags che ci devono far alzare le antenne e ci devono far approcciare il problema in un modo diverso da quello che siamo abituati a fare. E quindi, in un modo appropriato di gestire il dolore, la prima cosa che dovremmo fare, qualsiasi sia la patologia sottostante, è quella di tipizzare il dolore e di dividerlo in dolore nocicettivo e in dolore neuropatico. All'interno del dolore nocicettivo capire se c'è una genesi infiammatoria o se invece è un dolore di natura meccanico-strutturale e poi, siccome non ci facciamo mancare niente nella vita, ci sono tutta una serie di patologie o di situazioni che entrano nel termine di patologie miste o di dolori misti. E quando noi andiamo a parlare di dolori misti o coesistenti, dobbiamo anche introdurre altri due concetti. Una cosa è il dolore coesistente, ovvero un dolore che è causato da patologie diverse, che riconosce meccanismi diversi, e vedete là, e che io tratto indipendentemente. Oppure, invece, il mixed pain è quindi la stessa patologia che dà due tipi di dolori diversi, perché utilizza due meccanismi diversi e io non ho matematicamente la possibilità di capire bene a quanto è imputabile una parte o a quanto all'altra, ma di fatto se voglio andare a gol e quindi se voglio curare il dolore li devo trattare tutte e due. Un altro concetto, sono mixed pain perché sono, come dire, meccanismi misti, e quindi vediamo la prima situazione, oppure sono dolori neuropatici in malattie che non sono neurologiche, o al contrario sono dolori nocicettivi in malattie neuropatiche. Diciamo che nell'attività ambulatoriale nostra, del medico di famiglia, la situazione che vi ho cerchiato è la situazione più comune. E allora come procedere? Con un metodo molto semplice, che è il metodo del medico di famiglia, che è il metodo SIMG, con quelle quattro cose, dei pennarelli colorati, il batuffolo di cotone, la provetta di acqua calda e la graffetta. E qui i miei maestri sono andati a target, perché allora il batuffolo di cotone va a vedere le fibre a beta, o come dice Pierre, a batuffolo.
Le fibre C, che sono le fibre del caldo, le fibre dei recettori periferici, utilizzo la provetta di acqua calda, e le fibre a delta con la draffetta, perché non ci veniva con la G. I pennarelli mi servono per disegnare l'area del dolore, e adesso vedrete perché. Una volta che io ho disegnato l'area e ho fatto le varie cose, devo capire se il sistema somatosensoriale funziona. Che cos'è il sistema somatosensoriale? Se qualcuno di voi ha avuto modo di ricordare o ha fatto i corsi del dolore, sono le tre sfere, il nocicettore, la fibra e la sinapsi spinale. Allora, se tutta la comunicazione prosegue, abbiamo un sistema somatosensoriale che funziona. Altrimenti no, e vedremo cosa significa. Devo andare a vedere poi se c'è un segno di ipersensibilizzazione del recettore, perché questo mi dirà che la soglia del dolore è più bassa e quindi mi dirà che sono in una situazione di dolore infiammatorio, e poi andrò a vedere anche se c'è un'ipersensibilizzazione spinale e alla fine vedrò se tutto fila secondo logica oppure no. E adesso corriamo un po'. Ok. Proviamo a seguirmi un attimo e vi chiedo veramente scusa, però. Partiamo da in alto. Io so se quel paziente ha una malattia neurologica che riguarda una fibra nervosa. Due risposte, sì o no. Andiamo per un momento da sì. So che ha una patologia neurologica o comunque una patologia che coinvolge fibre nervose. In medicina generale le cose più comuni in questa situazione sono la sclerosi multipla, la presenza di un herpes zoster oppure la presenza di chemioterapia. Vi ho detto solamente le prime tre principali. Disegno l'area e l'area è compatibile con una radice, con un plesso, con un nervo. Faccio le tre prove e le prove mi danno un deficit di fibra. Quello è un dolore neuropatico. Un altro momento in cui ho un dolore neuropatico è quando non c'è una malattia nervosa di base, disegno l'area, l'area è compatibile però con un nervo, con un plesso, con una radice, ci sono dei deficit totali e quello è un dolore neuropatico. Se invece, sì, però o io non lo vedo o lui non funziona. Ok, allora dicevamo, non lo vedo più. Ok, dicevamo, non c'è, la malattia neurologica non c'è, disegno l'area è compatibile, vedo che c'è un deficit totale e c'è un dolore neuropatico. Il dolore neuropatico di cui parlavo prima era questo. Prendiamo l'altra situazione, non c'è la malattia neurologica, disegno l'area non è compatibile, non solo l'area non è compatibile, non c'è neanche deficit, questo è un dolore nocicettivo. I misteri li lasciamo in un'altra parte del giorno e quindi lasciamo perdere questo. Arriviamo a vedere sempre, non c'è malattia neurologica, disegno l'area è compatibile con il nervo, con il plesso e con la radice. Non ci sono deficit del sistema somatosensoriale, questo è un dolore nocicettivo. Andiamo un attimo da questa parte. Qui, allora, so che c'è una malattia neurologica, però l'area del dolore non è compatibile. Allora applico un po' quella che è la terapia ex adiuvantibus. Gli do 3 giorni di terapia con un antinfiammatorio. A questo punto ho 2 possibilità. O ho una risposta totale, allora quello era un dolore nocicettivo sulla malattia neurologica, oppure ho una risposta parziale. E se io ho fatto bene questa terapia, cioè a dosi adeguate, e ho solo una risposta parziale, vuol dire che di quel dolore io ho curato la componente nocicettiva, ma non ho curato la componente neuropatica. E quindi quello è un dolore misto. Mi pare che abbia fatto... Ah no, un'altra cosa che rimane è questa. Sempre malattia neurologica non è presente, disegno l'area. L'area è compatibile, però c'è anche un deficit parziale. Questo è un dolore misto. Nel dolore nocicettivo, al di là della parte meccanico-strutturale dove trovo se c'è allodinia, quindi se c'è risposta infiammatoria, scusate, devo aver fatto disastro, ma vabbè. Devo considerare anche la parte muscolare, perché spesso Mario viene nel nostro studio e dice: ieri Giuseppina mi ha fatto lavorare in giardino tutto il pomeriggio, sono andato a letto a posto, stamattina mi sono alzato, mal di schiena, non riesco a muovermi. Allora vi chiedo un atto di fede, perché ci sarebbero altre 3 ore di corso.
Quello è un dolore muscolare nocicettivo, ma è riparativo. Siccome non è sostenuto da un processo infiammatorio, lì non solo il FANS non serve, ma potrebbe anche rallentare la guarigione. È sufficiente dare caldo, e quindi i famosi cerotti caldi, i sacchetti di noccioli, i miori rilassanti e gli analgesici. Giuseppina dice: sì, è vero, ho fatto spostare i vasi a Mario ieri in giardino, ma perché io, mentre spostavo la pianta, mi sono bloccata. E allora, al di là del fatto che non c'ha radicolopatia e non ha l'ernia, lei ha avuto un dolore muscolare con una contrattura che è avvenuta in corso di lavoro, e quindi quello è un dolore muscolare nocicettivo lesivo, e lì ha senso che io dia l'antinfiammatorio. Su questa parte lasciamo perdere l'infiltrazione e i punti trigger, perché è una parte interessantissima e bellissima, però appunto non vorrei farvi ulteriori confusioni. Queste sono le tre sfere di cui dicevamo prima: il nocicettore tessutale, il sito ectopico e le sinapsi. Abbiamo aggiunto anche le categorie di farmaci, perché qual è l'idea? Che se io do il farmaco giusto, che agisce nel sito giusto, perché ho fatto una tipizzazione adeguata del dolore, vado a gol e risolvo quel dolore. E quindi da tutta questa, che vedete è opera di Cesare Bonezzi, che Pier definisce l'algologo di famiglia, Pier Laura Aprile, Beppe Ventriglia, manca il farmacologo di famiglia che è Diego Fornasari, e poi ci abbiamo sul territorio tipo Hub e Spoc Maurizio Cancian, che fa da riferimento, abbiamo coperto praticamente tutto il dolore della SIMG. E arriviamo in questa situazione qua, ok? Perché terapia multimodale? Perché se io uso i farmaci giusti, ma utilizzando l'azione sinergica di questi, posso utilizzare farmaci a dosi più basse e quindi avere, pagare meno il pegno degli effetti collaterali. E allora voi vedete che farmaci dare nel caso di un sospetto di dolore neuropatico periferico, e qualora il dolore neuropatico sia grave c'è anche ovviamente l'invio all'algologo. Siccome ogni volta che ci troviamo a confrontare questa cosa diciamo che l'invio alla terapia del dolore, come dire, spesso è aggravata da tempi di attesa abbastanza lunghi, comunque noi facciamo la terapia, che magari nel frattempo, se siamo fortunati, risolviamo anche il dolore. Vediamo che farmaci dare del dolore nocicettivo con la sensibilizzazione e quando non ci sia la sensibilizzazione. Vediamo che farmaci dare nel dolore meccanico strutturale, e questi sono i farmaci da dare qualora ci sia il mixed pain, che è appunto la il low back pain tipico. Vedete che ci sono farmaci che vanno a coprire la componente neuropatica, farmaci che vanno ad agire a livello della sinapsi e farmaci che vanno ad agire a livello del nocicettore, e farmaci che vanno anche a modulare tipo il paracetamolo e gli oppioidi. Due parole sull'L-acetilcarnitina, perché dal 2015 è nelle linee guida della clinica della Mayo Clinic ed è raccomandata fortemente soprattutto nei pazienti che hanno una neuropatia periferica, perché sembra avere un'azione sia antalgica, in quanto agisce a livello dei neuroni presinaptici e rilascia il glutammato, ma anche un'azione neurotrofica sia di neurorigenerazione e sia di neuroprotezione. Mi rendo conto che per chi conosce il metodo ho fatto il titolo dei capoversi del Bignami, per chi non conosce il metodo ho fatto un trailer tipo 20 secondi di un film che dura 4 ore, che è Via col vento. Ma siccome immagino che siamo tutti così, vi ringrazio per l'attenzione.